Mancano tre giorni alla sfida contro il Giuliano, siamo in compagnia di Jacopo Petriccione, eh, prima dell'inizio dell'allenamento odierno. Jacopo, eh, sono arrivate un po' di domande da parte dei giornalisti, iniziamo dalla prima. Giuseppe Livadotti, la provincia KPR. Dopo gli ultimi campionati disputati tra Serie A e Serie B, quali difficoltà, se ne sono esistite, hai dovuto superare in Serie C? Ma, eh, la difficoltà più grande è stata a livello mentale perché Dopo tanti sacrifici e essere arrivati in Serie A non è, non è facile scendere, però mi sono detto che devo cercare tutti i modi di risalire, di farlo con magari quel cordone e quindi lavorare sempre al 100% per, per cercare di tornare, tornare lassù. Attilio Malena, il quotidiano del Sud chiede: dove senti di rendere al meglio? È da regista davanti alla difesa o da mezzala con compiti più offensivi? Ma, ho avuto la fortuna in carriera di fare un po' tutti e due i ruoli quindi. Per un motivo o per un altro mi trovo bene in entrambi, Il regista magari tocco più palloni, posso far sfaggiare la squadra, da mezz'ala appunto sono più, più offensivo, posso essere più decisivo con, con assist, gol, quindi per un motivo o per un altro mi, mi piacciono entrambi. Sempre Tilio. Malena, cosa rappresenta questa di stagione rispetto alle altre per Jacopo Petriccione con la maglia del Crotone? Ma sicuramente come, come ho detto prima, una stagione deve essere quella del riscatto. dopo... E due anni difficili e voglio tornare a fare bene voglio tornare a dare il 100% e la continuità che sto avendo quest'anno per me è importante e devo continuare così Claudia Berlingeri, Gazzetta del Sud per l'ultima trasferta dell'anno sarete di scena sul campo di Avellino contro il Giuliano che genere di partita ti aspetti? <ride> come tutte, tutte quest'anno quando gli avversari incontrano il Crotone danno sempre qualcosa in più e, e sono molto più aggressivi e danno Danno qualcosa che magari con l'altro non danno, e guardiamo i video e ogni volta quando ci affrontano è sempre, è sempre difficile affrontare queste squadre, e sono tutte squadre organizzate. E onestamente non pensavo che ci fosse questo livello qua, comunque ogni parità che incontri è una battaglia e fai una fatica, quindi sappiamo che anche domenica sarà così. Come giudichi la prima parte del campionato disputato dal Crotone e chiuderete sicuramente al secondo posto questo girone d'andata visto che Catenzara ha più 6 e Pescara ha meno 4. Nel girone di ritorno bisognerà migliorare quali aspetti per poter puntare al primo posto e cosa manca a questa squadra per fare il salto di qualità? Ma non, manca, non, manca, no, non manca molto, alla fine se vedo gli altri gironi e vedo i campionati passati che, che seguivo sempre... E ad oggi Cortone sarebbe il primo in classifica ogni anno in tutti i gironi ha più 5-6 da tutte le squadre, quindi in questo momento bisogna fare complimenti al Catanzaro perché sta facendo cose di straordinarie, noi dobbiamo stare lì pronti sul pezzo sempre ogni domenica per, per cercare di approfittare del loro passo falso. Maria Rosaria De Pietro, RT, in che condizioni affronterete la prossima trasferta e dopo il pareggio in casa ci si aspetta una prestazione maiuscola, anche se si giocherà alle 12.30 che è un orario insolito per voi? Sì, non deve essere un alibi, noi ci andiamo sempre, sempre le mattine, quindi siamo abituati a questo tipo di orario. E da Crotone ci si aspetta sempre prestazione in maiuscola. e Spesso anche quando vinciamo veniamo a volte dico criticati, però accusati di, di dover fare qualcosa in più, però noi non ci interessa, noi prepariamo tutte le partite come sempre al massimo e andiamo in campo per vincere.